Sono arrivati in mattinata a Lampedusa i ministri della Difesa Mario Mauro e delle Infrastrutture Maurizio Lupi. In queste immagini ne vedete l'arrivo questa mattina. L'occasione per la visita è stata un'esercitazione della Marina Militare e della Guardia Costiera, ma i due ministri si sono anche confrontati con gli amministratori locali sulle condizioni di vita nell'isola durante un incontro nell'aula del Consiglio Comunale. Successivamente Lupi ha visitato il centro di accoglienza di Contrada Imbriacola. Al suo sbarco nel piccolo scalo dell'isola è stato intervistato dal nostro inviato Matteo Parlato. Nel 2013 gli sbarchi sono aumentati fino a 13.000 non solo nei primi 7 mesi dell'anno e l'impegno della Capitaneria di Porto è costante nel salvataggio delle vite umane. Un impegno che è anche condiviso dagli abitanti di Lampedusa, però. Sì, l'isola di Lampedusa è la nostra frontiera, la nostra porta persa verso anche la disperazione di questi uomini. Non possiamo solo riconoscere l'umanità, l'emergenza e l'accoglienza di quest'isola, ma il governo ha la necessità e il dovere di dare anche agli abitanti di quest'isola in termini di infrastrutture, di collegamenti, di compensazioni, perché Lampedusa è parte dell'Italia e deve essere parte dell'Italia. Il governo ha già un'agenda a questo riguardo? Stamattina con il ministro degli Interni, prima di partire, abbiamo fatto una verifica del lavoro della Capitaneria di Porto, collegato anche alle altre forze, ma anche del lavoro che il nostro paese deve fare. Accoglienza, assolutamente, la vita umana va rispettata e va accolta, ma dall'altra parte certezza e sicurezza. Le identificazioni di coloro che sbarcano in Italia, in quest'isola, devono avvenire seguendo ovviamente i criteri che l'Europa e le leggi che l'Europa ci impone, e poi l'isola non può ovviamente accogliere tutti, nel senso che poi c'è la distribuzione in tutte le altre parti d'Italia dei centri di accoglienza che col Ministero degli Interni si sta coordinando.